In un teatro a Coccia Gremito, nel cuore della città di Novara, come nelle precedenti stagioni, quando toccò il Broletto a Piazza Duomo, la nuova Igor Volley ha ricevuto il suo battesimo azzurro. Entusiasmo alle stelle per la presentazione ufficiale della rinnovata nel roster e nelle ambizioni, formazione che agli ordini del tecnico Luciano Pedullà si prepara a vivere una nuova stagione in Serie A1 nell'Olimpo Nazionale dei Volley in Rosa. Hanno sfilato in sala, salendo una a una sul palco per ricevere l'applauso di autorità, sponsor e tifosi, le azzurre capitanate da Martina Guigi, assieme a staff tecnico e societario, mentre l'apertura è stata affidata all'orgoglio delle istituzioni cittadine per quella che in appena 2 anni è già diventata una realtà di vertice del movimento nazionale. In precedenza, il ringraziamento della società agli sponsor, colonne portanti, su cui si fonda il progetto Azzurro, guidati dal main Fabio Leonardi di Igor Gorgonzola. Un saluto speciale è stato riservato da tutti i presenti alle 3 azzurre reduce dai mondiali, le nazionali italiane Cristina Chirichella e Noemi Signorile, premiate per il 4º posto ottenuto con l'Italia, e la stella americana Kim Hill, campionessa del mondo e MVP del mondiale. A lei un premio speciale e un omaggio video a ripercorrere gli ultimi momenti della finale con la Cina, decisa proprio dalla sua classe. È toccato a Martina Guigi, capitano azzurro, e Valerio Alberti, vice capitano, svelare le nuove maglie da gara, con i consueti colori azzurro e bianco con inserti fucsia, mentre è stata Stefania Sansonna a presentare la maglia del libero, quest'anno nell'inedito colore nero. Dopo le sorelle maggiori della prima squadra, a sfilare sul palco è stata la Serie B1 di Matteo Ingratta, la cui Igor Volley ha voluto riservare un ringraziamento per l'aiuto concreto offerto in allenamento e in partita nella prima fase di preparazione del campionato. Chiosa della serata, dedicata al futuro con l'impegno ribadito da Suor Giovanna Saporiti, presidente del club, a proseguire lungo il solco fin qui tracciato da un progetto impegnato nel sociale e nella valorizzazione delle giovani, come testimoniato anche dal Volley Synergy e dalla collaborazione fattiva con il club romano del Volley Ro, rappresentato in sala dal socio sostenitore Andrea Scozzese. Come di consueto, la festa si è conclusa con la foto di gruppo delle ragazze della prima squadra assieme a tutte le formazioni del vivaio azzurro, fianco a fianco sul palcoscenico, a testimoniare il legame che, nel progetto Igor Agile, unisce ogni tesserata, dal mini volley fino alla Serie A1.